conosciamo Alice da più di 20 anni. Io l'ho conosciuta perché lavoravo come importatore di vini. Quello che mi ha sempre colpito di Alice è la sua dedizione proprio di conservare i luoghi, il vigneto, per produrre un vino di qualità in modo più naturale possibile. Lei ha ripreso i vigneti antichi, lasciandoli come sono. Non usa né pesticidi né concime, quindi anche per lei la qualità è più importante della quantità. Con il suo metodo rispetta il territorio. I suoi vini naturali sono sempre sul nostro tavolo qua a Rocca delle Tre Contrade. Quando portiamo i nostri ospiti da Alice, scoprono un posto magico, perché lì siamo sul lato nord dell'Etna, si vede benissimo il cratere sul fondo, con questi vigneti sui terrazzamenti di muri a secco in pietra lavica, e lì troviamo questi vecchi palmenti dove una volta si produceva il vino. Spesso organizziamo dei picnic all'aperto, portiamo da casa caponata, insalate, pasta al forno, e Alice ci serve il suo vino e ci fa degustare sia l'Etna bianco, l'Etna rosso, e facciamo venire il pecoraio per fare la ricotta fresca che mangiamo mentre ancora è calda. In questo modo creiamo il legame con la tradizione. La maggior parte dei nostri ospiti sono stranieri, non hanno mai assaggiato la ricotta fresca e tantomeno non lo trovano neanche nel loro paese di origine. Possono solo venire qua per mangiare il cannolo con la ricotta vera. La ricotta in Sicilia ha un ruolo importante e nella nostra cucina è importantissimo. Infatti la utilizziamo un po' per tutto. Il pecoraio è importante in Sicilia perché si sta perdendo questa tradizione del pecoraio, che andavamo prima dal pecoraio a mangiare la ricotta fresca, calda. Ora ormai raramente si trova qualche posto dove si fa questa ricotta al momento, e anche il mestiere un po' si sta perdendo perché è un lavoro troppo faticoso e i giovani ormai sacrifici niente. Perché nei periodi invernale vivevano nei paesi, poi nel periodo estivo c'era la transumanza nelle alture, portavano tutto il gregge, facevano anche chilometri a piedi, giornate intere, uno dei giorni, per portare il gregge in montagna, perché qui poi ad estate non c'è niente. I nostri ospiti a Barcellona vivono un'esperienza che è antica, che non si trova più, quasi si è persa ormai qui in Sicilia.